Allora, ciao, buongiorno a tutti voi ragazzi e ragazze, io sono il vostro caro fantastico mitico Mistri Collani. Allora, sì, ok, che entrata a Coco. Comunque, allora, quest'oggi di che si parla dell'uomo nero, quest'oggi si parla dell'uomo nero, questa mattina, ossia mattina inoltrata, e praticamente è un video di solo una parte, perché c'è pochissimo da dire su questa figura. C'è da dire solo che è una figura fittizia e liberamente inventata dai genitori per far dormire i inviti, e cioè dicevano ai loro inviti: "Guarda, se non dormi ti faccio venire a prendere dall'uomo nero." Bravi, sti genitori, mamma mia. Comunque, l'uomo nero ha una sua storia, è trattato in diverse zone d'Italia, ma anche in America, anche in Germania. In America è trattato, l'uomo nero è chiamato Boogeyman. In Germania parliamo invece di Bunsenmann oppure Bunsenmann oppure Krampus. Allora, Boogeyman va bene, ma in Germania abbiamo il Bunsenmann e il Krampus. Il Krampus l'abbiamo già visto in un video precedente, ma ma diciamo ancora che il Krampus è assoggettato da San Nicola, anche se San Nicola, ossia quello che conosciamo come Babbo Natale, non l'assoggetterà del tutto, e non saprà rinnegare la parte maligna del Krampus. Infatti, nelle rappresentazioni, anche in Italia, non solo, anche nelle zone d'Italia, non solo in Germania, il Krampus viene rappresentato come una specie di folletto, una specie degli uomini si vestono da folletti demoniaci deformi e vanno in giro con una frusta e con un sacco. Questo perché si può intendere che con la frusta incitavano i bambini a entrare nel loro sacco. E così. Comunque, possiamo dire di questo anche di Natale. Comunque, l'uomo nero, basti pensare che l'uomo nero era raffigurato per lo più come un essere, un'entità che ha un suo volto amorfo, però non ha
non ha delle gambe, l'estremità bassa è a punta, è a punta dove dovrebbe avere le gambe, invece ha un'estremità a punta, a forma di freccia o simile. In guarda sta come era presentato l'uomo nero, era presentato così come abbiamo appena detto, se non che sul suo capo ha delle corna che sono ricurve verso l'avanti. E così. Questo video è incentrato sulla figura dell'uomo nero senza riferimenti razzisti. E così. E poi che cosa possiamo dire? Ci sono dei riferimenti culturali. Abbiamo riferimenti culturali, rimandiamo ai film della trilogia di Ukiman, ma rimandiamo anche al nomignolo uomo nero, uno dei nomignoli con cui ci si riferisce all'assassino di Halloween, all'assassino trattato nei film di Halloween, della serie di Halloween. Poi l'uomo nero, ci si riferisce all'uomo nero come alla figura di Freddy Krueger. Si vede uomo nero come la figura di Freddy Krueger. E così. Ma ancora, l'uomo nero è trattato anche nei videogiochi di Silent Hill. Ossia Silent Hill Homecoming, dove l'uomo nero sono i Irani Dead. Ma ancora, nel seguito di Homecoming, che è un altro Silent Hill, Dan Yul, qui abbiamo una rappresentazione dell'uomo nero, del Ukiman. Ancora, l'uomo nero è un antagonista nel film d'animazione Le Cinque Leggende. E così. Quindi così, ma c'è da dire questo, forse l'uomo nero realmente è stato inventato dai genitori per far dormire i bimbi, e possibilmente per far dormire i bimbi che intanto sognavano dell'uomo nero, e quindi per far dormire traumatizzati i bimbi. Che belli genitori. Comunque, va bene. Grazie dell'attenzione. Va.
kevin and farley but try a galaxy or a lot and see on the cha-cha.